Ti chiedo quanto è stato difficile questo gol, perché è vero che eri vicino alla porta, però hai dovuto proprio coordinarti, eri abbastanza storto, no? Non è stato facile. Sì, è vero che la palla era alta, e però non ho, l'ho presa come è venuta, per fortuna è andata dentro. Prossimo. Quanto pesa secondo te questa vittoria? Questa vittoria è pesantissima perché ci siamo, abbiamo fatto bene dopo la, la sconfitta la settimana scorsa con Monza a casa, e poi c'è, adesso c'è Pisa-Lecce, e secondo il risultato può essere molto importante per me, per, no, per noi. Scusami. Prossimo. Come ti spieghi il fatto che Brescia fuori casa faccia bene e vinca, e in casa invece faccia così fatica a vincere? Non lo so, non posso rispondere a questa cosa, perché facciamo le gare come dobbiamo fare fuori casa, vero? Vinciamo molto e non lo so perché. Non lo so. L'atteggiamento è lo stesso? Sì, sì, abbiamo lo stesso atteggiamento, però non lo so. Ci manca qualcosa a casa, non so cosa. Ti chiedo se il mister ha detto qualcosa nell'intervallo, perché nel secondo tempo siete entrati molto carichi e il risultato si è visto. No. Ha detto se all'intervallo il mister vi ha detto qualcosa perché siete entrati molto carichi. No, ci ha detto di continuare così, che potevamo fare qualcosa nella questa partita e l'abbiamo fatto. Sei contento dei tuoi 3 gol? Sì, molto contento, soprattutto che è il mio ricordo in campionato, quindi sì, sì, sono molto felice. E il tuo bilancio anche personale dopo questo, diciamo, quasi girone intero con il Brescia, sei soddisfatto di quello che stai facendo? Sì, sono molto soddisfatto di, del primo, quasi primo girone, girone andate col Brescia, e soprattutto che l'anno scorso non ho giocato e sono molto contento, però la stagione non è finita e non so che devo continuare così. Ecco, cosa provi? Hai detto anche tu l'anno scorso non hai giocato, di fatto il tuo primo campionato è il tuo primo campionato importante questo, no, che stai giocando. Cosa tra i professionisti, voglio dire, in Italia ovviamente, all'Ajaccio sappiamo che avevi giocato, però il tuo nome non girava come sta girando adesso, perché anche l'impatto mediatico che ha il campionato italiano è diverso, no? Quando senti il tuo nome adesso che gira, tramoni sui giornali, tramoni di qua, tramoni di là, cosa provi? No, io no, non mi interesso del giornale, perché non mi... Pensi al campo, solo. Sì, penso solo al campo. Io provo di fare al meglio sempre, ogni giorno, ogni partita, e fuori al campo non mi interessa proprio. Tra me e l'ultima domanda, state segnando tanto col centrocampo. Sono un po' più avanti rispetto al centrocampo, però tanti gol dai centrocampisti. Arrivano tanti gol dal centrocampo. Andiamo in gol spesso col centrocampo. Sì, sì, è vero che il centrocampo oggi bisogna aver fatto gol il centrocampista, anch'io, ma abbiamo visto che tutta la squadra può fare gol e questa è per me una buona cosa. Tu ti senti più centrocampista o più attaccante? Non lo so, dipende dalle partite soprattutto, perché io posso fare le due. E mi piace anche essere più alto, ma posso anche giocare al centrocampo, non è differenza per me. Grazie.